è ora di fare il video, partiamo. Quanti anni mi dai? Se in prima elementare eri un banco per la legge d'attrazione. E adesso poi, è di attrazione o d'attrazione? Sarebbe giusto d'attrazione? C'è una cosa che attrae. Questa canzone parla di me, non so di cosa parla esattamente, nel senso che quando l'ho scritta non sapevo dove sarebbe stato l'arrivo e la fine di questa canzone. Ho semplicemente buttato fuori delle cose che avevo dentro e poi ricantandola e rileggendola mi accorgo ogni volta di più che di fatto parla di me, di una me che cresce, di una me piccola e di una me più matura. Delle cose che non hai. È una nuova vita, scrivere su bianco forte come il vento, rimanendo fedele a me. Perché questo è il luogo in cui abbiamo fatto il video qua dietro, no? Questa era la cornice del video. Ho preso le paure, l'ho spostata altrove. Comunque sarà bellissimo. Con le tue convinzioni, no. Sembro Elisa di Vombrosa. Resto umile. Resto in tuta sotto, va bene? Allora, vieni a vedere, questo è il mio armadio. Questo è il mio armadio. Tutte le giacchette belle, bellissime. Questo è il mood, triste mood, sad mood. Questa è la giacca. Fantastica giacca che io ho comprato, non so per quale motivo, forse pensavo di essere una rockstar quando l'ho comprata. Sono una rockstar. Questa giacca la userò per il video. È il backstage, perché avevo acceso questa telecamera di fronte a me per un'ora e passa di video e solo alla fine dico mi vesto, mi trucco, mi vesto così, mi trucco così. E dico che si può iniziare questo video, di fatto finisce. Penso che è una delle giacche più belle che possono esistere nel mondo, no? Guarda che roba, viene fuori il riflesso. No, in sotto non si riprende solo sotto. Eh no, ho un brufolo sopra. Ho messo le paure dentro una canzone che non ascolterai, che non capirai. Se io potessi attrarre a me qualcosa di bello adesso, dopo il periodo che abbiamo vissuto mi viene da dire che vorrei attrarre semplicità, vorrei attrarre tempo, vorrei attrarre spazio per poter avere tempo per tutti quelli che sono i miei hobby, le mie passioni e prendermi il mio tempo e scegliere come gestirlo ancora più di prima. E vorrei attrarre semplicità. Ho scelto di guardare oltre le cose che non ho. Beh, desidero che possa piacere la mia semplicità, la mia naturalezza con cui ho fatto questo video e in qualche modo probabilmente far sì che ogni persona si ritrovi in qualcosa, in qualche scena del video e sulla difficoltà che ho provato e anche sulla felicità, perché comunque ero anche felice, quindi spero che possa piacere.